Oggi mi vedete chitarrato perché con l'episodio di oggi mi rivolgo principalmente ai chitarristi o a magari tastieristi, soprattutto di un certo stampo, o comunque in generale musicisti, professionisti che hanno a che fare con amplificatori per chitarra per qualsiasi uso, quindi anche per esempio per farci passare tastiere, sintetizzatori. E questo video sarà utile anche per voi se siete dei tastieristi di questo stampo. Se bazzicate il mondo digitale della chitarra, infatti, potreste esservi trovati davanti di recente ad un nuovo plugin che è stato sviluppato tra l'altro da degli sviluppatori italiani. La casa produttrice si chiama APFX Audio e il loro primo plugin si chiama Primo. È un plugin di simulazione di amplificatori di effettistica per chitarra ed è molto interessante perché è interessante anche la filosofia che c'è dietro questo plugin. Ne parliamo subito, ma se siete nuovi su questo canale, è la prima volta che vedete o ascoltate il mio contenuto, io sono Marco Ierpe e questo è Musicista Smart, un format pensato per chi vuole rendere la musica qualcosa in più di una passione. Che cos'è Primo? Primo è un simulatore di amplificatore di effettistica per chitarra che va un po' controcorrente rispetto ai competitors, come direbbero quelli bravi. Perché? Perché se siete chitarristi, saprete che le simulazioni digitali oggi sono arrivati, a parte a livelli molto alti, anche a livelli di customizzazione, di personalizzazione, di controllo di ogni dettaglio del suono molto molto alti. Penso soprattutto ai plugin di generazione relativamente recente come Neural DSP oppure Native della Helix, che è quello che utilizzo di più io. Questi plugin ti consentono veramente un controllo del suono maniacale. C'è però un problema, è che bisogna imparare ad usarli, bisogna sapere cosa si fa, bisogna essere molto attenti a cosa si fa. Avete presente questo tipo di plugin, no? Ecco, Primo segue una filosofia completamente opposta. Vi faccio vedere l'interfaccia e noterete subito una cosa. L'interfaccia è estremamente semplice e pulita. Pochi controlli, molto intuitivi, è un plugin alla portata di chiunque, non c'è bisogno di essere degli esperti dell'effettistica per chitarra per utilizzarlo e soprattutto mette a disposizione di tutti dei suoni di tutto rispetto, di qualità veramente molto alta. Si presenta come plugin che può essere utilizzato all'interno di DAW, può essere utilizzato standalone, quindi semplicemente avviandolo sul computer, così come ho fatto adesso, può essere utilizzato anche in modalità stage, lo vedremo tra poco, che è una modalità molto interessante e particolarmente pensata appunto per essere utilizzata su palco. Sono tanti i chitarristi che stanno utilizzando il digitale e quindi è anche sempre maggiore l'utilizzo che se ne fa sul palco, non solo in studio. Ma bando alle ciance, vi faccio sentire qualcosina. Vi faccio una panoramica dei preset che sono disponibili su questo plugin. Magari metto le cuffie così sento quello che suono. Una volta avviato il plugin, ci troviamo davanti a questa schermata, che è il preset di default. Facciamo una cosa, vi faccio sentire i preset suonando qualcosina, dopodiché analizziamo un po' l'interfaccia e i vari controlli che abbiamo a disposizione. Questo è il preset di default. Ok, un suono crunch abbastanza anonimo. Iniziamo a scorrere i preset e partiamo da questo qui, Dynamic Overdrive. Passiamo al successivo che è Funky Clean. Ok, io me li sono spippolati un po' prima.
Oh, andiamo ancora avanti, abbiamo Hard Rock Lied. Poi passare al preset dedicato alla ritmica hard rock. Heavy crunch, ok, sento già un po' di casino in più. Poi abbiamo un jazz clean. E poi andiamo su qualcosa che non sono assolutamente capace di fare, cioè metal. Oh, come avete sentito, quindi ce n'è per tutti i gusti, ci sono i suoni principali che un chitarrista dovrebbe avere nella sua palette sonora, poi chiaramente personalità un pochino più particolari, un pochino più moderne, magari bisogna spippolare un attimo, bisogna cambiare qualcosa, ma questo plugin secondo me è molto molto interessante, soprattutto soddisfa le esigenze di una serie di tipologie di utenti. Diamo un po' un'occhiata all'interfaccia e vediamo che abbiamo un controllo del gain. Ah, innanzitutto abbiamo due canali, il canale clean e il canale distorto, che si switchano tramite questa icona qui al centro. Partiamo dal canale clean, abbiamo un controllo per il gain, un controllo per il volume e il classico equalizzatore a tre vie. Stessa cosa per il canale distorto, ok? Quindi stessa interfaccia, semplicemente proposta a specchio. Vedete, qui c'è volume a sinistra, gain a destra. Nel canale clean è il contrario, c'è gain a sinistra e volume a destra. Abbiamo poi una serie di moduli qui sotto che vanno ad arricchire il nostro suono, vanno a colorarlo. Partiamo da questo a destra che è il simulatore, cioè il caricatore di IR, quindi di risposte d'impulso, che permettono appunto di simulare il comportamento di un cabinet. Ne abbiamo diversi già inclusi, chiaramente tramite questa iconcina più possiamo andare a caricare i nostri IR personalizzati, oppure se abbiamo acquistato degli IR che utilizziamo per i nostri suoni soliti, possiamo caricare questo IR in questa sezione qui tramite l'icona più. Abbiamo poi il modulo dell'overdrive con i controlli drive, alti e il livello dell'overdrive. Abbiamo un compressore semplicissimo, un pomello, alzi, abbassi, non puoi agire su altri controlli, quindi veramente super super basilare. Cosa abbiamo poi? Il livello di input, il livello di output. Abbiamo un accordatore comodo, sempre comodo,
E abbiamo qui un altro modulo aggiuntivo con il delay e con il riverbero, quindi effetti di ambiente. Possiamo impostare un noise gate, questo può essere molto, molto utile, soprattutto se usiamo delle distorsioni abbastanza aggressive. E possiamo impostare, anche questo importantissimo, un filtro passa alte e un filtro passa basse. Quindi anche queste funzionalità utili. Come vedete, alla fine, nonostante un plugin da un'interfaccia super semplice, super pulita e pronta all'uso, in realtà è anche completo perché ha tutto ciò di cui, almeno in una fase di partenza, potrebbe aver bisogno un chitarrista. Tramite questo pulsante qui, passiamo alla modalità stage e qui si apre un altro mondo. Perché? Perché questo plugin può essere controllato tramite un controller MIDI e permette di richiamare dei preset che noi ci preimpostiamo da utilizzare in live, quindi su palco, potendo passare appunto dagli effetti delle varie sezioni di un brano oppure dalle varie tipologie di effetti che utilizziamo durante il nostro concerto tramite un semplice controller MIDI. Quindi, con un plugin di questo tipo più un controller MIDI che tra l'altro in genere è abbastanza economico come dispositivo, noi possiamo crearci una vera e propria pedaliera low cost con una qualità sonora che l'avete sentito è di tutto rispetto secondo me e quindi avere un setup digitale poco ingombrante, poco costoso e efficace. Ora nei prossimi giorni continuerò a studiarmi un po' questo plugin, continuerò a farci un po' di esperimenti, mi vedrete pubblicare online dei video realizzati con questo plugin perché voglio approfondirlo, ma mi sembra veramente tanto tanto interessante, soprattutto se consideriamo il prezzo, ragazzi. Stiamo parlando di un plugin che costa 30 euro. Tra l'altro, adesso scontato viene via a meno di 20 euro, quindi accessibile veramente a chiunque. Offrono una demo gratuita di 10 giorni. Provatelo, provatelo perché secondo me vale la pena di essere provato. Poi a questo prezzo è da tenere in arsenale, secondo me. Grazie ad APFX Audio per questo plugin, grazie a voi per aver seguito questo episodio e tenete sott'occhio i miei profili social perché appunto nei prossimi giorni pubblicherò qualche altro contenuto con questo plugin, vi farò sentire qualcosina, anche con altre chitarre, non con chitarra elettrica, vediamo un po' come risponde, come si può utilizzare un softwareino del genere. Io nel frattempo vi aspetto la prossima settimana per un altro episodio qui su Musicista Smart. Ciao!